Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'eritrasma. L'eritrasma è una infezione cutanea batterica che colpisce comunemente le pieghe cutanee calde e umide, come le ascelle, l'inguine e l'area genitale. È causata principalmente dal batterio Corynebacterium minutissimum. I sintomi tipici dell'eritrasma includono macchie o lesioni cutanee. L'eritrasma provoca solitamente macchie o lesioni sulla pelle, che possono variare in colore da marrone rossastro a marrone. Queste lesioni sono spesso ben definite e di forma irregolare. Prurito. Le lesioni possono causare prurito lieve o irritazione cutanea. Descrizione delle lesioni. Le lesioni da eritrasma possono avere un aspetto caratteristico di piccole macchie a forma di ellisse o di piccole placche squamose. Bruciore. In alcuni casi, le lesioni possono causare una sensazione di bruciore. Prurito. Le lesioni possono essere associate a prurito, sebbene di solito sia lieve. Localizzazione. L'eritrasma si verifica più comunemente in aree corporee soggette a sudorazione e umidità, come le pieghe cutanee delle ascelle, l'inguine, le cosce interne e l'area genitale. Diffusione. L'infezione da eritrasma può diffondersi lentamente e coinvolgere aree più estese della pelle nelle zone colpite. Luminescenza di Wood. Una luce di Wood, lampada a raggi ultravioletti, può essere utilizzata dai medici per evidenziare l'eritrasma, poiché le lesioni tendono a fluorescere di un colore rosso-arancione sotto questa luce. È importante notare che l'eritrasma è spesso una condizione benigna e non causa gravi problemi di salute. Tuttavia, poiché i sintomi possono essere simili ad altre condizioni della pelle, è essenziale consultare un medico o un dermatologo per una diagnosi accurata e un trattamento appropriato. Il trattamento dell'eritrasma solitamente coinvolge l'uso di antibiotici topici o, in casi più gravi o resistenti, antibiotici per via orale. La terapia dovrebbe essere prescritta da un professionista medico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.